mazzate ed esplosioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di ceffoni e di 400 calci. No, c'ero anch'io. Io c'ho anche un altro tirannosauro o qualcosa sauro. No, io ho solo l'ippopotamo di peluche. Mi ero preparato quello. Ciao gente. Ciao gente, guardate. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti al giovedì sera dei 400 calci. Serata specialissima stasera. Serata, come la possiamo definire? Serata ospiti. Sì, serata ospiti, serata di scienza, cultura, approfondimenti seri, di accademia, veramente più seri di così non siamo mai stati. Sì, come dimostra il nostro abbigliamento, esatto. Per esempio. Io ci tengo tantissimo. No, io ho la maglietta ufficiale di Valverde, perché sto dietro le quinte, oggi purtroppo sono ammalato con la A maiuscola, per cui lascio condurre al mio esimio collega Stagliosaurus, e mentre io, Anaconda Cobretti, mi ritiro a fare più che altro regia e a seguire commenti, a fare l'inviato a bordo campo, che immediatamente interviene per ringraziare per l'abbonamento niente meno che Andrea Basti in persona. Che miseria. Che bello, grazie Andrea, grazie mille, insomma, per te i ringraziamenti ufficiali, ma di corsa, tutti quanti. Allora ci mettiamo Tulsa Doom e vai, ci mettiamo il Caprotti regular, ci mettiamo ovviamente il Caprum. E poi il Crepi Avarizia, ti dedico anche Jean Todt che grazie mille, grande, bellissimo inizio. Animali fantasticissimi. Ma io direi che prima di fare qualsiasi altra cosa, di far entrare anche gli ospiti, perché sennò, poverini, teniamo dietro le quinte tutto il tempo. Poi vi spiegheremo chi sono. Noi prima ve li presentiamo e poi vi spieghiamo chi sono. Facciamo al contrario di come si fa nelle trasmissioni scarse della televisione. Direi di introdurli così con la domanda di Karl Panks. I 400 quark. Serate di scienza e cultura tipo i 400 quark. Sì, direi che si può chiamare 400 quark stasera. Vi faremo anche la sigletta, l'aria sulla quarta corda di Bach, ma poi Twitch ci taglia per il copyright. Dovete sapere che purtroppo da quando Jeff Bezos ha comprato i diritti dell'opera omnia di Bach, non si può più neanche fare questo. Allora, salutiamo che si uniscono a noi in questa fausta serata novembrina Michele Chiacchio. Eccolo. Ciao ragazzi. Eccolo qua, illuminato da una luna piena lupo mannaresca. E Alessandro Pigoni. Eccolo. Buonasera, ciao ragazzi. Buonasera. Io non so perché mi inverte il layout, non so, mi aspettavo che ti piazzasse a destra, invece evidentemente va in senso orario questa cosa qua. Non so. L'impostazione manga, si legge da destra a sinistra. Okay. Così, infatti adesso dobbiamo... No, niente. Tentacoli. Voi che ci seguite direte: ah, che bello, sono contento che sono gli ospiti, ma perché li avete voluti qui con noi, con voi, con loro? Allora, Michele e Alessandro, quest'anno, l'avete pubblicato quest'anno, giusto? Sì, a febbraio di quest'anno, hanno pubblicato un serio studio scientifico accademico, serio, nel senso, cioè una cosa vera, non tipo noi, una cosa vera, seria, sugli animali di menare. Sugli animali assassini, sugli animali che combattono contro l'uomo, sugli animali da combattimento e dove trovarli. E quindi noi non potevamo farci sfuggire l'occasione di averli qui con noi per parlare, visto che era già venuto fuori l'argomento, se vi ricordate, un paio di mesi fa, forse, quando abbiamo parlato di frogs. Allora abbiamo detto, ma abbiamo due paludati accademici che si occupano di questa cosa seriamente, come possiamo tenerli lontani da questo gioioso contesto di
animali da combattimento, per cui se volete innanzitutto presentarvi e dire chi siete, i nomi li sappiamo perché sono sotto, però se li volete ripetere almeno sappiamo come si pronunciano, che sennò poi diventa come tipo quei calciatori stranieri. No, allora io sono Michele Chiacchio, sono un ricercatore in ecologia e fondamentalmente all'epoca dello studio ero di base in Germania, ora sono rientrato in Italia per vari motivi e mi occupo di ecologia e scienze naturali. Io sono Alessandro Pigoni, sono di mestiere uno psichiatra, quindi mi accingo a diventare un villain dei fumetti, tipicamente. E niente, io e Michele ci conosciamo ormai da un po', abbiamo la passione per insomma, gli animali cattivi, le camicie a fiori, come potete vedere, che entrambi ci siamo messi senza tra l'altro metterci d'accordo. Lavoro a Milano, anch'io però ho passato un bel po' di tempo in Germania, in un'altra parte della Germania rispetto a Michele, però adesso sono qua a Milano, ritornato. E avete fatto questa... Scusa Michele, tu dici che ti occupi di scienze naturali e ecologia, nel senso che sei un naturalista, non un biologo. Sì, io di base sono un naturalista, sì. Questo è già, per esempio, mettere davanti il piede giusto. Sì. Nella grande disfida tra naturalisti e biologi, tu ti schieri dalla parte corretta. Assolutamente. Mentre invece tu, Alessandro, sei stato coinvolto in questa cosa per dare sostegno al collega, no? Per dare sostegno, esatto, per amicizia, per dare sostegno e per aiutare e poi per fare... Non psicofarmaci, anche... sostegno solamente accademico. Questo almeno si può dire su Twitch, esatto. Questo è quello se invece no, su Twitch parliamo tranquillamente di droghe, anzi è incoraggiato, Jeff Bezos ci chiama tutti i giovedì e dice se volete parlare di droghe fatelo e noi spesso... Bene. Quindi, allora, io partirei dal vostro studio, prima di andare a parlare poi del genere più in generale dei film. Credo che forse Nanni ce lo può anche far vedere. Sì, io ve lo posso addirittura far vedere. Ma che roba. Va che bello. Cioè, questo io che nella vita, quando non faccio questo, faccio le cose del giornalismo della scienza, io sono abituato a vedere questi articoli, cioè questo formato, questo modo di presentare le cose per quello che studio io, e qua si parla di film belli di animali che ammazzano, non di quel locus genico particolare nella sequenza di quel pesce che si è scoperto che fa... cioè c'è speranza nel mondo, possiamo dire questa cosa. No, però seriamente, come vi è venuta l'idea? Allora, dunque, diciamo che abbiamo sempre avuto la passione del cinema tutte e due, anzi dopo Alessandro magari vi dice come ci siamo conosciuti. E io ho sempre amato gli animali e ho sempre in qualche modo cercato di unire le due cose, quindi nel tempo ho collezionato titoli di film in cui c'erano animali, soprattutto animali che facessero cose strane, tipo mutilare e uccidere. E poi è successa una cosa che ci ha riguardato tutti, cioè c'è stata una pandemia, quindi ci siamo trovati chiusi in casa e ho deciso di, insomma, in qualche modo di vagamente parlare, sì. Mi ricordo. Può essere. E quindi, insomma, ho cercato di dare senso al tempo che si stava accumulando davanti a un computer e quindi ho iniziato a dare un ordine proprio rigoroso, in qualche modo. Abbiamo fatto questo processo di screening su IMDb e su altri siti per cercare di raccogliere quanti più titoli possibili. Perché questo? Perché la domanda che mi ero posto, poi dopo ci siamo posti perché ho tirato dentro appunto anche Alessandro, era perché la gente ha paura di certi animali anziché di altri. Voglio dire, se tu vai a chiedere a una persona qual è l'animale che ti fa più paura, c'è una buona probabilità che ti dica lo squalo. Ora, se ti dice un serpente, un ragno, un topo, magari c'è un motivo evolutivo. Uno squalo no, onestamente. Voglio dire che dal punto di vista evoluzionistico gli squali hanno avuto un ruolo pressoché nullo nella nostra storia naturale. Peraltro, Michele, mi confermi che le mucche uccidono molti più uomini degli squali tutti gli anni. E poi ci sono tutti animali che hanno un ruolo molto più grande nella nostra mortalità e che nessuno si sognerebbe assolutamente di prendere in considerazione, tipo appunto le mucche. Secondo me lo squalo di Spielberg c'entra in buona parte sul perché ci sia questa paura. E quindi l'idea era vedere se c'era una correlazione tra rischio percepito, tra paura e numero di film in cui compare un determinato animale. Solo che guardando in giro mi sono accorto che non era mai stata fatta una review seria del genere, nel senso che sì, trovavi raccolti titoli, qualche libro
ma niente di quantitativo, niente di numerico. E quindi ci siamo iniziati appunto a dedicare a questo aspetto. E Alessandro si è occupato invece del lato psichiatrico, appunto, quindi insomma cercare di dare struttura al lato psicoanalitico. È andata più o meno così. Io ho già una domanda. Allora, innanzitutto ho una domanda dal gentile pubblico, Dumboli, che chiede: alla fine Michele ci può dire quanto manca all'estinzione anche in post credits come sorpresona? Fino all'anno scorso avrei detto parecchio, quest'anno devo dire poco, molto molto poco. Ok. L'altra domanda è: avete citato... L'altra domanda è: ma è una cosa brutta l'estinzione? Quella è una domanda legittima, in effetti. L'hanno già fatta in tanti, nessuno si è mai lamentato. Io direi che potranno anche provarci. Esatto, esatto. Non vedo l'ora di essere trovato sotto resina fra altre migliaia di anni e ricreato con il DNA di una lucertola o quello che capita. No, l'altra domanda era: avete citato le mucche, ma quando dite che le mucche ammazzano più persone degli squali, intendete la mucca pazza, quel tipo di cosa, o proprio sta per dire a mani nude, ma non... A zoccoli nudi. A cazzotti, sì. Oh, cazzo. A cazzoccoli. Forse la mucca pazza è un po' imbrogliare sulle statistiche, in effetti. No, no, però uscì, mi pare, no, Alessandro, un articolo in cui c'era il numero di persone che venivano schiacciate da mucche nel solo Regno Unito ed era più alto di quello delle persone mangiate dagli squali in tutto il mondo. Sì, sì. Niente male. Quindi, proprio mucche a cazzotti, cioè non mucca pazza, sì. Molto bene, molto bene. Anche perché gli incidenti di morti per squalo all'anno in tutto il mondo non arrivano a 100 in media. No. Cioè, sono veramente... Difficile che arrivano a 10. No, beh, se conti tutto il mondo, la media è tra i 50 e i 70. Dipende dalle annate. Quest'anno è andato abbastanza male. Di attacchi. Sì, esatto, di attacchi, di morti, sì. Esatto, ok. Sì. Già se vedi i serpenti, per esempio, appunto si parla nell'ordine di centinaia di migliaia di persone morte, quindi è proprio un altro mondo. E poi se si va a parlare di parassiti, malaria e altre situazioni, ovviamente la situazione degenera, però nessuno ti dirà ho paura della zanzara. Esatto, anche se effettivamente è fisicamente l'animale che uccide di più al mondo tutti gli anni. Sì. Guarda, io ieri sera prima di andare a dormire ho dovuto ammazzare 3 zanzare in camera mia. Quindi se mi chiedi se hai paura della zanzara, sì, perché siamo ieri era il 16 di novembre e ci avevo... Non ci avevo pensato. Cioè, nel senso, adesso stanno cominciando ad arrivare le zanzare che sopravvivono al freddo. Ci vuole poco prima che comincino ad arrivare quelle che portano malattie più gravi anche qui. Certo. Per cui, insomma, sì, poveri squali. Allora, qua si rischia di deragliare subito, ma io credo che non si sa mai. Però chiedono, ci sono le statistiche sul numero di mucche mangiate dagli squali e squali mangiati dalle mucche? Dovremmo informarci. Sono tutti veramente caldi. Ma effettivamente, cioè, mucche mangiate dagli squali, è possibile che nella storia del pianeta siano superiori a 0? Sì, sì, e penso anche che se cerchi qualche statistica la trovi. E comunque superiore a squali mangiati dalle mucche, come numero generale. Però sai, adesso nei mangimi... Grazie per la domanda. Nei mangimi quelli industriali c'è sempre dentro anche un po' di carne, anche nella roba per erbivori, per cui metti che ci finisce dentro carne di squalo, e se sommi i frammenti di squalo, quando ottieni uno squalo completo puoi fare la proporzione con le mucche. Vedi, la scienza, ragazzi, sì, sì. Questa è la scienza. Penso che la Xylem abbia in preparazione Mega Shark versus Giant Cow. No. Capito com'è facile vedere. Mi hanno già comprato, lo vado a vedere, ce l'ho. Okay. Allora, no, facciamo le persone serie e torniamo allo studio. Partiamo dalle basi. Sì. In base a cosa avete definito che cosa infilare dentro e che cosa no? Cioè, Godzilla va bene, i dinosauri vanno bene, i lupi mannari vanno bene, insomma, questo è una cosa che abbiamo ovviamente discusso anche abbastanza a lungo. Ma alla fine abbiamo deciso di tenere solamente gli animali che sono reali o quantomeno realistici, diciamo. Quindi togliendo animali fantastici tout court, tipo i draghi, togliendo gli animali francamente estinti, tipo i dinosauri, che secondo noi sono un po' una roba a parte, quella dei dinosauri,
togliendo gli ibridi umano-animale, quindi anche fondamentalmente i lupi mannari. E cos'altro abbiamo tolto, Michele? Mi pare questi, no? Animali leggendari, no, animali e poi film leggendari. In cui ci sono scontri, cui il soggetto è lo scontro tra due animali. Tra due animali, Shark quindi Octopus versus Mega Shark contro Giant Octopus l'avevamo tolto perché certo. Non era un animale contro l'uomo, ecco, come idea. Certo. Esatto. Però ovviamente animali... tutti quei film in cui c'è un attacco minore, tipo Revenant non l'abbiamo messo perché... L'orso di Revenant non l'abbiamo messo, esatto. Però, per esempio, gli animali geneticamente modificati, vi siete dati un limite o avete detto questi vanno bene? No, tutto quello che è riconducibile a una specie esistente l'abbiamo inserito, anche perché poi, appunto, le modifiche genetiche sono uno dei temi principali dei film di animali cattivi. Degli assi con cui poi abbiamo analizzato anche questi dati, esatto. Ok, perfetto. Ecco, che poi era la domanda successiva, cioè una volta che avete i dati grezzi e avete quindi la lista completa di cose, che cosa ci avete fatto sopra? Allora, dunque, l'abbiamo analizzata, abbiamo dato per ogni film una serie di codici che cercavano di rispondere a determinate domande. Quindi, vabbè, la prima categoria era la specie che veniva rappresentata nel film. Se non sbaglio abbiamo incluso 16 categorie più una... multiplo, cioè più animali, tipo frogs, in cui ci sono rani, serpenti, le lucertole, questo qui rientrava in questa categoria. Poi abbiamo dato un valore da 1 a 6, se non sbaglio, sul modo in cui l'animale veniva rappresentato, dove 1 è completamente realistico, vedi, non lo so, spiriti nelle tenebre, e 6 era totalmente fantasy, quindi two-headed sharks, per esempio. Poi abbiamo catalogato il modo in cui l'animale è entrato in conflitto con l'uomo, quindi sempre su una scala di valori da 1 a 6 o 8 in questo caso, in cui 1 è l'animale invade il territorio umano senza essere provocato, quindi ad esempio gli uccelli di Hitchcock o lo squalo di Spielberg, e invece il valore più alto era l'animale portato volontariamente e liberato intenzionalmente dall'uomo. E poi invece l'ultima categoria era il motivo dell'aggressività, quindi se l'animale era naturalmente aggressivo per sua ragione, oppure se era stato provocato, se era stato modificato, appunto tornando alla domanda di Nanni, oppure se c'erano influenze magiche o soprannaturali. Soprannaturali, sì. Certo. E... quindi poi il risultato è che voi avete individuato tre filoni, giusto? Tre macro categorie in cui si può far rientrare tutto in un modo o nell'altro, che poi alla fine è la cosa più bella di fare questi studi. Quando ti metti in chiaro che ci sono queste categorie, le cose le puoi mettere qui, qui e qui e sei in pace con te stesso. Sì. Sì. Abbiamo gruppato tre gruppi principali che rispondono alla domanda come... l'uomo e l'animale sono entrati in contatto tra di loro. Quindi c'è un primo gruppo in cui l'animale appunto invade il territorio umano, c'è una seconda categoria in cui è l'uomo che entra, sfora il regno dell'animale, quindi la zona protetta, possiamo dire, comunque abitata dall'animale, e poi invece c'è l'ultima categoria in cui l'animale è portato da una causa antropogenica. Allora, intanto direi che vi mettono già alla prova su quali film vi siete ricordati e quali eventualmente sono sfuggiti. Tipo, chiedono Stigno, c'è Bug, Insetto di Fuoco, presente. C'è, me lo ricordo, c'è. Check. Perfetto. È stata anche una bella, secondo me, diciamo, esperienza per andare a vedersi... Allora, io poi non ci siamo visti tutti i film per ovvie ragioni, ma io, per almeno la mia scelta personale, è stata riguardarmi la fascia alta e la fascia bassissima, tralasciando completamente la fascia media, tipo guardare quelli che sono effettivamente dei bei film. Mi sono rivisto Razorback, che non vedevo dagli anni '90, così, e poi andare a guardare quelli che sono proprio la fascia più bassa in assoluto per vedere com'è. Tipo, ho scoperto che hanno fatto il secondo di Birdemic, che mi ha fatto impazzire dalle risate, sinceramente. Ok. C'è veramente di tutto nella fascia bassa. Nella fascia bassa c'è veramente tanta roba. No, ma a livelli... cioè, io sono convinto che ci sia un giro di riciclaggio di soldi dietro certi film che non possiamo nemmeno immaginare. Ma, cioè, se non sbaglio, nel 2020...
Dici pure. No, nel 2020, se non sbaglio, ci sono due film, no, 2019, scusami, Forest of the Dead Sharks, e lo stesso anno Revenge in the Forest of the Dead Sharks, da regista anonimo in Russia. Voglio dire, come regista anonimo? Ha puntato, è si puntato. Okay. Non si trovano nomi, non si trova altro. Associazione sportiva. Interessante. No, vabbè. No, stavo per dire che... è saltato fuori in vecchi episodi, adesso mi ricordo a proposito di quell'argomento, che secondo me oggi esistono più film di squali che film di zombie, o che comunque è una gara e siamo lì. E una delle domande che volevo farvi questa sera, cioè se avete per caso un'opinione, è una domanda, perché si sono moltiplicati i film sugli squali proprio in generale? Non so se è una cosa che vi siete chiesti mentre stilavate assolutamente. Abbiamo proprio anche visto, cioè lo squalo è in assoluto l'animale più presente nei film, in assoluto, e poi negli ultimi 20 anni ha avuto una crescita esponenziale, giusto Michele, se ricordo bene? Diciamo dal 75, nel senso da quando è uscito Spielberg. Certo. Prima nessuno li considerava molto. Credo che prima di Spielberg ci sia stato solo un film di squali. Poi è successo quello che è successo e da allora in poi è schizzato e tutti gli altri sono quasi spariti. Sì, poi c'è stato, secondo me, così a occhio, un secondo boom a partire da Mega Shark e da Sharknado. Da lì, cioè, si sono moltiplicati veramente a dismisura in tutte le sale. Assolutamente. C'è stato il paragone il paragone con gli zombie lo facevo perché... Alla fine, per gli zombie si può capire, metti gli zombie un po' in tutti i contesti, però non mi aspettavo che si arrivasse ad applicare la stessa tecnica con gli squali, quindi fare squalo con due teste, squalo fantasma, lo squalo contro l'esorcista, lo squalo delle sabbie, cioè ce n'è veramente un'infinità. House Sharks. Vi ricordate quando 10 anni fa Shark 3D... uscito in Italia come Bait 3D inspiegabilmente, aprì il Festival di Venezia nel 2012. Cioè, è vero. Quello fu uno di quei momenti in cui pensammo tutti, ok, siamo arrivati, l'umanità è arrivata. Da qui in avanti è tutta discesa ed effettivamente poi, come dire, la traiettoria è quella. A me c'era una domanda che volevo farvi ed è una domanda super concettuale che parte dallo squalo, nel senso... Lo squalo è l'esempio più clamoroso dell'effetto Cappuccetto Rosso applicato al cinema. Cioè Cappuccetto Rosso è quella fiaba che fece sì che tutta l'Europa, con delle montagne nel suo territorio, decise che i lupi erano animali pericolosissimi, eccetera, eccetera. E ci volle, insomma, alla fine ci abbiamo messo tutto il Novecento, dall'inizio del Novecento fino a oggi, a convincere la gente che i lupi non sono poi così pericolosi. Che significa che si parte dal cinema e si modifica in qualche modo la sensibilità popolare. L'eco horror in generale, quindi non necessariamente quello con gli animali, ma quello sull'ecologia, quindi che può includere anche l'inquinamento, le catastrofi, le malattie, cose. Mi sembra invece che di solito funzioni al contrario. Cioè, È scappato Michele, ho fatto una domanda terribile. Speriamo che torni. Vabbè, niente, cambio domanda. È spaventato con la domanda, andato. Perché stavo facendo una di quelle domande da convegno scientifico, tipo in cui quello dal pubblico prende la parola e parla 5 minuti monologando, no? Quindi lui ha riconosciuto e... È stato l'istinto accademico. Si è spaventato ed è scappato. Sì, no, è abituato a questo tipo di domanda. Non so se finirla o aspettare che torni Michele. Possiamo... facciamo? No, si è stinto. Io direi di o cambio o finisce e risponde Alessandro. Ok, perfetto. Ah no, ecco qua, vedi, l'abbiamo evocato. Aspetta. Non so cosa ecco è. È anche dal lato giusto ora? Sì. Ah, era per quello. La faccio breve perché già ho fatto scappare una volta. Dicevo che gli altri tipi di eco horror funzionano di solito al contrario, cioè sono riflesso di quello di cui abbiamo paura, nel senso c'è l'atomica e quindi ci sono i primi film sulle mutazioni, c'è l'inquinamento e quindi cominciano ad arrivare i film sull'inquinamento. Negli anni 90 con l'HIV e in generale i virus abbiamo scoperto la zoonosi, per cui poi arrivano tutti quei film tipo virus letale.
Mentre con gli animali mi sembra che funzioni al contrario, cioè che molte volte sia stata alimentata la paura proprio senza nessun motivo preciso, perché lo squalo non nasce per un motivo preciso, nasce da una botta di creatività. Là, se siete, come la vedete? Allora, vai, comincia tu, Mick. Penso ci siano entrambi i discorsi, cioè nel senso che con i film di animali si vedono dei picchi, soprattutto negli anni 50 e negli anni 70, che sono assolutamente quello che dicevi tu, cioè nel senso anni 50 bomba atomica, radiazioni, animali giganti causati da quello, e negli anni 70 Frogs, l'esempio perfetto, inquinamento causa di tutti i mali, animali mutanti, animali arrabbiati. E poi c'è il discorso del successo commerciale dello squalo che ha svaccato tutto il resto, e quindi oramai si tende solamente ad emulare quel discorso. Quindi negli anni 70 noi vediamo un picco che, se non sbaglio, è qualcosa come il 188% in più rispetto agli anni precedenti di film di animali. Una buona parte di questi sono a tema, possiamo dire, serio, impegnato, in cui c'è il tema, e poi invece negli altri si tende semplicemente a emulare lo squalo. Di versioni dello squalo ne sono uscite qualcosa come 10 in 5 anni in vari paesi, dalla Turchia all'Argentina. E c'è poi, secondo me, anche l'altra cosa che dicevi tu, giustamente, cioè il fatto che poi il film, che era un po' una delle cose che noi volevamo provare a, diciamo, provare, anche se poi è molto complessa questa cosa qua, e potrebbe essere poi una cosa futura, effettivamente, è andare a vedere se poi effettivamente il film va a influenzare in qualche maniera il pubblico rispetto alle paure, rispetto alla temere un animale piuttosto che un altro. Lo squalo è un esempio, tanto che, Michele, correggimi, ci sono delle leggi australiane che sembrano essere state influenzate proprio dall'uscita dello squalo, delle leggi di regolamentazione australiana sullo squalo, che fa anche un po' ridere, perché in Australia ti può uccidere qualunque cosa, perché andarsela a prendere proprio con i poveri squali. L'idea era proprio anche quella, cioè andare a vedere se poi effettivamente sul lungo termine è anche il media che va a influenzare le paure del pubblico. Oltre che il contrario, cioè il fatto che l'evento storico... C'è un ritardo di qualche anno, c'è un ritardo di 5-10 anni, che sì, servono perché il tema diventi poi parte del tessuto popolare e quindi narrato anche nel cinema. Ad esempio si è visto i film di uccelli, a parte Hitchcock, c'è poco e niente nella storia, però poi nel 2005 si osserva un picco in cui hanno fatto 3-4 film di uccelli, appunto tra cui Birdemic. Ora tu dici, perché? Cosa è successo? Vai a vedere, nel 2003 c'è stata l'influenza aviaria e quindi gli uccelli divennero il nuovo, insomma, situazione da discutere. Ma una cosa ancora più interessante, secondo me, la si vede nei film di pesci. Ora, storicamente, c'è un film sui barracuda, quasi tutti i film di piranha. Nel 2005, scompaiono i piranha e arriva un nuovo tipo di pesce che si chiama snakehead, channa SP, che è un pesciazzo asiatico senza alcun valore. Però ti chiedi cosa è successo, perché bene e buono sono comparsi questo tipo di film, di animali. Nel 2002 in America, in Nord America, ci fu un'emergenza in cui in svariati stati del Nord America iniziarono ad essere immessi queste specie di pesci, che sono totalmente innocui, però sono abbastanza brutti, e si iniziò a parlare in maniera quasi ossessiva dello snakehead nei laghi americani. C'erano riviste, c'erano pubblicazioni dell'ente parchi in cui appunto avvisava i visitatori di questo nuovo pesce. E nel giro di 3 anni il sottogenere di film di pesci venne manipolato completamente e scomparvero i piranha. In questo senso io ho sempre provato a immaginarmi un film sui siluri del Po girato da Pupi Avati. Sarebbe una cosa bellissima. Sarebbe. Stavo pensando esattamente a quello, nutri e siluri. Nutri e siluri, esatto. Cioè lo giri di notte nella bassa, non hai neanche problemi di budget perché c'è la nebbia, c'è buio, non vedi un cazzo. Non ti serve niente, veramente. È già fatto. Allora, io vi chiederei alcune delle domande arrivate dal nostro gentilissimo pubblico. Per esempio, Matt Butt che chiede: ma era una mia allucinazione da alcolici o esiste davvero un film sui procioni assassini? La risposta è sì a tutte e due. Sì a tutte e due, ok. Procioni, tu ti ricordi i procioni? Sì, The Badger qualcosa, sì, c'è nella nostra lista. Okay, ci sta, sì. Che non ce li ricordiamo, però sì, c'era una cosa del genere. Io ricordo i castori, i toporagni e la donnola, però il procione non me lo ricordo. Però se mi pare ci fosse anche il procione.
Certo, è chiaro, è ovvio. Lo volevate? Fantastico, fantastico. Poi Stigno chiede: c'è anche un film italiano con gli squali nel tinello afflitti da dubbi esistenziali? Prima o poi arriverà, penso. Penso che prima cosa interessante, l'Italia, se vai a vedere gli stati, è nella classifica delle top 3 o top 4 in quanto a paese produttore di film con animali. Ce ne sono gli squali, esatto. Ma c'erano anche dei coccodrilli, c'è stato un breve filone di coccodrilli italiani. Fiume Nero, Caimano Nero, una cosa di questo Caimano tipo. Caimano Nero, sì. Caimano Nero e poi quelli con i gatti. Sì, che pure andavano per la natura. Di Fulci, sì, sì, certo. Poi, Caimano Nero, tra l'altro, tipicamente italiano. Cioè, Davide Schiano chiede, è possibile che non ci sia nessun film sui pangolini? È una cosa che ci siamo chiesti, ci aspettiamo un picco di film sui pangolini e sui pipistrelli nei prossimi 4-5 anni, sì, assolutamente sì, ce lo aspettiamo. Sì. Ecco, però guarda, io ti dico che secondo me, ero d'accordo con te fino a qualche mese fa, devo dire la guerra ha un attimo ricalibrato le aspettative, nel senso che secondo me in futuro, considerando che ci sono addestramenti di delfini a sminare, insomma progetti militari, coni cetacei, queste cose qui, secondo me una produzione 25% americana, 75% bulgara, su squali mutanti che devastano il Mar Nero, uscirà. Tu lo dici perché già sai qualcosa che non ci puoi dire, cioè l'hai detto con troppa, sicuro, con troppa sicurezza. Sai che c'è, abbiamo il countdown all'estinzione nella scena post-credit. Ne sono convinto. Quando adesso uscirà Killer Sharks in the Baltic Sea, state fine titoli di coda quando troverete Scientific Consultant Michele. Esatto. Nel frattempo, scusatemi, è successa una cosa importantissima e super misteriosa. Ve lo giuro, questo è la seconda volta che ci succede da quando abbiamo iniziato Twitch e dobbiamo ancora capire cosa significa, però qualcuno ha regalato un abbonamento a qualcuno. Tra l'altro è un abbonamento misterioso. Ghost Shark. È un abbonamento misterioso per cui magari in realtà è un abbonamento a qualcos'altro, tipo a Panorama. La curva della spalla. Esatto. No, qua sono sicuramente io che ho fatto una traduzione approssimativa. Comunque, grazie mille, signor Anonimo, per aver regalato un abbonamento a una persona anonima. Non ci interessa, no? Va bene, l'importante è che regalate abbonamenti, che diffondete il verbo, che ci sostenete. Anzi, non ho ancora ricordato i vantaggi dell'abbonarsi al nostro canale, che sono: uno, vedete le nostre dirette senza pubblicità; due, soprattutto, nelle serate del giovedì, come stasera, avete praticamente la possibilità di votare i nostri sondaggi. Nel senso, tutti possono votare i sondaggi, però il voto degli abbonati vale doppio, perché la democrazia ci fa schifo. Nel frattempo, comunque, grazie mille Anonimo, per te giustamente i ringraziamenti istituzionali di Tulsa Doom e poi anche quelli di Caproom. guarda come si passa proprio benissimo da uno all'altro. È favoloso, non me ne ero mai accorto. Tanto, scusa, bello. Nanni, ti chiedo di portare in alto il commento di Dwayne Bronson, perché secondo me c'è qualcosa qua. Squadre per usare G.I. Joe's. Che miseria, questo va fatto immediatamente. Qua c'è qualcosa, eh? Allora, se scoprissi che c'è un cartone animato degli anni 80 che si chiamava così, che mi sono dimenticato, non me ne stupirei. G.I. Joe's è veramente eccezionale. È un crossover con gli Street Shark, mi piace moltissimo. Sì, esatto. Sì, gli Street Shark, che belli. Che bello. Tra l'altro, a Dwayne Bronson. Noi ovviamente abbiamo già perso completamente l'ordine delle cose che volevamo dire, ma è bello così. Ma siccome siamo finiti a parlare del futuro, tu dicevi delfini che sminano e tutte queste cose, secondo me c'è questa cosa interessantissima, che da qui in avanti ci saranno un sacco di spunti in più. Nel senso che una delle cose, uno degli effetti collaterali dei cambiamenti climatici e di tutto quello che sta succedendo, è che capita sempre più spesso che gli animali grossi e predatori sono sempre più vicini a noi, perché non hanno più habitat, si devono avvicinare, non, certo, hanno più cibo, vengono a cercare cibo da noi, per cui appunto noi ce l'abbiamo in Italia, stanno stamenata dei lupi, che non è neanche lontanamente di fatto un problema, ma viene visto. Però penso, non lo so, tipo tutti i villaggi rurali del Pakistan in montagna,
che si ritrovano i leopardi delle nevi alle porte perché il leopardo, quello più grosso, normale, li sta cacciando dall'alta montagna. Questi arrivano lì e si trovano davanti al villaggio, cioè magari il recinto con 10 capre, questi ci rimangono chiusi dentro, poi sono felini e li massacrano tutti e 10, anche se ne se ne mangiano uno solo. E ci sono, cioè, un miliardo di esempi del genere, dagli orsi in Canada, in Russia, per cui secondo me questo ci darà uno spunto, cioè darà degli spunti clamorosi. Anche i cinghiali, sì, assolutamente, i cinghiali a Roma, cinghiali a Roma citati puntualmente, eccoli, Davide Schiano, perfetto. Ma vedrai che insomma succederà, voglio dire, già ci sono film, ma da parecchio, dagli anni 80, di animali spinti dalla siccità che facevano azioni sconsiderate. Ce n'era uno con i babbuini. Tanto sì, scusa, sono animali mostruosi di loro. Scusa, che suggerisce cinghiali sulla Tiburtina come titolo? Tanto abbiamo già avuto il gatto in tangenziale, ci stanno anche i cinghiali sulla Tiburtina. Esatto. Il che tra l'altro mi fa pensare che il genere avrà anche una responsabilità, come dire, sociale fortissima. Nel senso che hai la possibilità di parlare di queste cose e a questo punto diventerà anche importante come ne parli. Io penso, sembra che non c'entri un cazzo, ma c'entra. Non so se avete presente quel bellissimo found footage norvegese che si chiama Troll Hunters. Certo. In cui i troll cominciano a venire sempre più spesso in contatto con gli umani e quindi a far casino e a dare lo spunto per tutto il film, perché siamo noi che gli stiamo devastando l'habitat, loro non sanno più dove andare, arrivano da noi. Per cui alla fine il film era un found footage horror sui mostroni, ma di fatto parlava poi di una tematica ecologica importante. Allo stesso modo, se nei prossimi anni avremo gli orsi e i lupi e gli sciacalli e tutto quello che volete, c'è, insomma, c'è la possibilità di parlarne, di modo da spiegare di chi è la colpa se succedono queste cose, no? Assolutamente. Sì, ma fondamentalmente quello che succedeva già da Godzilla, voglio dire, è sempre stato un poco l'ombra del genere. Godzilla noi ovviamente non l'abbiamo incluso perché rientra nel kaiju movie, però è sempre un natural horror, voglio dire, spesso e volentieri, anzi forse è il natural horror. Per definizione, sì, l'atomica, la paura dell'atomica, eccetera, eccetera. Intanto tra i commenti vedo che questa cosa dei cinghiali a Roma ha stimolato la fantasia. Mi piace Razorback oltre l'urlo di Roma Nord. Grazie al zio Malu. Ottimo titolo. Pure Davide Schiano che suggerisce cinghiali sulla A24 a costruzione dallo statunitense. Che quindi è un elevated horror. Esatto, esatto, perfetto. Quindi in odore di Oscar. E poi Borduele conferma anche i cinghiali a Genova per un eventuale spin-off. Sì, 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 posso... Posso dirvi che la zia della mia compagna, la prozia della mia compagna vive a Genova e per anni ha avuto in giardino un cinghiale che un giorno si è perso lì e lei ha detto, vabbè, è qui, cosa faccio? E quindi si è venuto il cinghiale. A me invece una volta mi evacuarono dalla Sissa di Trieste perché c'era un cinghiale libero nei giardini e dissero, no, tornate a casa, per le lezioni non è il caso. Questo lo ricordo sempre con piacere come... aneddoti di vita vissuta. Sì. Io di vita vissuta posso raccontarvi che qua a Londra una cosa a cui mi sono dovuto abituare qua, perché ovviamente casa mia in Emilia non sono mai viste, sono le volpi. Cioè, le volpi che le trovi veramente ovunque, cioè, girano tranquillamente per strada, le trovi anche in pieno centro e... c'è la foto di qualche giorno fa davanti a Downing Street, alla casa del primo ministro, sì, della volpe col gatto. No vabbè, io quando ho visto ero qua da un anno o due al massimo, visto una volpe alle 2 di notte a Piccadilly Circus, ho detto o è una volpe mannara americana a Londra oppure sa che ci devo abituare però no, fin sulle volpi non mi risultano. No, mi pare di no. No, perché comunque le volpi sono pucciose e questo mi dà l'occasione di un'altra domanda. Sono considerate carine, sì. Cioè, esatto, la volpe è considerata carina e quindi di solito la metti, fai Fantastic Mr. Fox e la stop motion e tutte quelle cose. Sì, o fai le parabole, perché le volpi abbondano nelle favole come, sì, come metafora. Intelligente mascaltro. Esatto. Anche un po' stronzo. Per cui la domanda è... Il Robin Hood della Disney. Sì. Perfetto. Che è anche un po' un sogno furry.
La domanda è: ci sono animali pucciosi assassini? Nel senso che a me mi viene in mente un caso clamoroso abbastanza recente, che è quello di Black Sheep. Black Sheep, anche a me viene in mente subito Black Sheep, sì. Che anche lì, tra l'altro, c'è fin con un super messaggio politico potentissimo. Vabbè. Però cioè, appunto, cioè, ce ne sono, sono delle eccezioni rarissime, sono, cioè, generalmente abbiamo i carnivori predatori grossi e cattivi. Se togliamo i gatti, perché vabbè, gatti ce ne sono assai, roditori, se vogliamo considerare roditori carini, però spesso il ratto non è considerato proprio carino come tipo di... No, però quello, di cani ce ne sono parecchi. È rattismo. Sì, esatto. Ratti sono super intelligenti, poverini, non so perché vengono sempre considerati brutti. Ma sì, però cioè, è da decenni che gli facciamo fare i labirinti, le cose super complicate, poi gli diciamo anche fate schifo. Fare i labirinti, il cruciverba. Gesù ratto. Esatto. Sono gli stessi di Li abbiamo messi in cucina nei film della Disney. Esatto. No, film di cani comunque ce ne sono parecchi. Sì. Cani, sì. Cani e gatti, sì, tanti. Però cani di solito sono comunque quelli, sono le razze un po' più minacciose, cioè c'è Cujo. Sì, ma se non sbaglio ce n'è uno con il Chihuahua. Ce n'è uno con il Chihuahua. Ce n'è uno con il Chihuahua. Devo controllare, ma mi pare di sì. Oddio. Comunque sono piccoli, ma sono incazzosi. Sì, chiaro, certo. Sì, non lo so. Night of the Chihuahua. Night of the Chihuahuas, sì, santo Dio. Night of the Chihuahuas. Questo è possibile che io l'abbia visto perché, esatto, è un film del 2004, quindi esattamente gli anni in cui qualsiasi di queste stronzate su cui riuscissi a mettere le mani me la guardavo. Allora. Ovviamente non ne ho alcun ricordo, cioè una volta che hai visto un film che si chiama Night of the Chihuahuas, hai messo la tacca e sei a posto, però non è che te la devi proprio ricordare. Intanto, scusate, ma visto che parliamo di animali pucciosi, vedo che tra i commenti spopolano le scimmie. Parliamo di scimmie, come le avete trattate le scimmie, che sono una cosa un po' particolare? Ecco qua, Link Monkey Shines come esempio di piccole scimmie. Link non lo vedo nella vita, ma Monkey Shines è spettacolare. Sì, ce ne stanno varie. Allora, abbiamo escluso i King Kong. Beh, noi, lo studio è partito dal 1950, quindi ovviamente King Kong originale del 33. Fuori. Però i remake li abbiamo esclusi per quel discorso dei dinosauri che facevamo prima. Però altre scimmie giganti le abbiamo messe. Abbiamo escluso... Non l'avevo preparato. Beh, ma quello è il primo. Questo è quello del 70, degli anni 70. Sì. King Kong fondamentalmente è il film che ha inventato il natural horror. E poi abbiamo escluso le scimmie, il pianeta delle scimmie. Sì. Perché l'aspetto fantascientifico è prevalente, preminente sull'aspetto natural horror, francamente. Sì. E in generale la fantascienza, quindi, cioè un animale alieno viene considerato alieno e viene escluso. Se un animale, diciamo, terrestre modificato dagli alieni o qualcosa comunque riconducibile a un animale nostrano, l'abbiamo tenuto. Puramente alieno, blob, no. Okay. Orientato nel frattempo, ho cercato immediatamente Night of the Chihuahuas, perché non si può citare un film del genere, non cercare delle immagini. Lasciarla cadere lì. Non ho trovato, io ho trovato questa qua che mi ha fatto ridere. Non so il contesto, però ho detto, questo mi sembra che sia il produttore che presenta il fascicolo per vendere. Questa secondo me è stata foto scattata al mercato di Cannes, dove vanno i produttori per vendere i film prima di girarli e fanno vedere, che ne so, un poster o dei fascicoli dove ti raccontano come intendono farlo e vendono i diritti, e poi lui ha avuto successo, cioè ricordiamo, cioè, mi sembra serissimo, ha avuto successo, il film è stato, mi confermate che il film è stato effettivamente fatto, e quindi tutto bene, ecco. Mi sembra, aveva un'area di professionalità. Congo, ci chiedono Congo. Congo è una domanda interessante. Sì. Ozymandias 991 chiede Congo. Congo mi pare che c'era. Sì, c'è Congo, assolutamente. Sì, c'è. Assolutamente, sì. Congo, sì, c'è.
che a metà via. No, aspetta. Congo c'era, però non era di quelli che abbiamo. Allora, perché ovviamente noi abbiamo fatto la. Abbiamo cercato su IMDb, molti non uscivano. Nel senso che su IMDb abbiamo raccolto un certo campione. Poi questo campione noi l'abbiamo integrato con film che abbiamo raccolto in maniera, diciamo, aneddotica, tra cui Congo. Però quello poi, quando abbiamo mandato il giornale l'articolo al giornale, non ce l'hanno accettato. E quindi solo quelli raccolti con IMDb sono stati analizzati. Però Congo c'è nelle informazioni supplementari. Ok. E invece... chiedono i rani, esatto, non siamo ancora arrivati a parlare di questo, e io questo lo chiederei ad Alessandro. Cioè, ragni, la gente ragni. Dice i ragni ci fanno paura a prescindere, perché hanno troppe zampe, sono molto distanti da quello che noi ci immaginiamo come la forma normale di un animale, cioè insomma, più familiare di un animale, eccetera eccetera. Ora, tutto questo è vero? Allora, secondo diciamo te, che le fobie per gli animali sono in assoluto fra le fobie in assoluto più frequenti. Quindi che ci facciano paura perché hanno troppe zampe o ne hanno troppo poche, secondo me è un'inferenza molto difficile da provare, sinceramente. Però che spesso gli animali che ci fanno paura sono animali che hanno avuto nell'evoluzione umana un ruolo abbastanza importante, perché fondamentalmente il serpente e il ragno, che sono le due fobie animali maggiori, sono quelle che hanno avuto un impatto effettivamente nell'evoluzione, perché il serpente e il ragno uccidono, a differenza di tanti altri animali. Questo è sicuramente vero. Da un punto di vista puramente psicologico, io sono, cioè, me la collo come idea, quella del fatto che più sono distanti da noi e più un pochino ci danno fastidio. Quindi il ragno che ha 8 zampe e si muove in maniera non rettilinea, piuttosto che il serpente che di zampe non ne ha, e anche lui si muove in maniera molto strana per noi, ci sta che ci diano più fastidio, ma non credo che ci sia qualcosa che lo provi in maniera scientifica, ecco. Lo ritengo accettabile come spiegazione, ecco. È più accettabile, secondo me, il fattore evolutivo, sinceramente. Ok. Allora, io ho una domanda io. Siccome alle 21:47 mi sono reso conto che è saltata completamente la scaletta, però io avevo preparato le immagini. Sì, no, saremmo arrivati anche a quello, giuro. Ah, ok. No, perché, no, cioè, solo per sapere. Pensavamo, contavamo di rientrarci in qualche modo e me le tengo per quando ci rientriamo. Secondo me sì, cioè io pensavo... qualche film in particolare. Io pensavo di fare una carrellata, un po', visto che comunque i film sono stati selezionati da loro. Sì, esatto. Fare la carrellata delle tre categorie che abbiamo citato prima, così facciamo anche un po' i consigli per la visione. Esatto, ok. Allora, dei film consigli belli, per la visione, di... questa la consigli presentati dal pagliaccio Baraldi e il suo canguro. Questa l'avevo preparata, la devo far vedere con una scusa qualsiasi, diciamo, uno dei momenti più umilianti della storia della cultura tutta. Tanto il maglione del pagliaccio è eccezionale. Ma beh, cioè, è il maglione di uno che comunque la droga dà del tutto. Che ha cambiato idea. All'espressione di uno che ha cambiato idea e non gli è più sembrata una cosa furba da fare. Questo ci consente di dire che non ci sono abbastanza film di canguri assassini. Neanche uno. Cioè, io però ricordo giusto di canguri là fuori abbiamo parlato, perché abbiamo parlato. Abbiamo fatto uno speciale sui primi tre film della saga dell'ululato, quindi sono i canguri mannari del terzo capitolo. E secondo me ci sono dei canguri anche nel sequel di Wolf Creek, però non so se lo dico perché effettivamente me li ricordo o perché è un film australiano e quindi automaticamente australiano. Può essere. Generalmente i film australiani hanno i canguri, anche tipo Picnic Hanging Rock, la famosa scena del canguro commovente. Allora, partiamo dalla categoria più facile di tutte, cioè animali che attaccano l'uomo, che quindi sono quelli a cui noi non abbiamo fatto nulla, fondamentalmente, giusto? Cioè sono quelli che ci rompono il cazzo. Sì, per il gusto di. Cioè, per il gusto di. Allora, io ho una cover image anche per questo, che è questo ovviamente. Che è Birdemic, certo. Io in realtà me l'ero preparata come gag, che appena dicevate... uccelli di Hitchcock, io faccio vedere Birdemic, durante la serata, per cui non funzionava più uguale, però andava fatto vedere lo stesso.
Ribadisco il concetto, esiste anche il 2. Ma io ti informo che sta arrivando il terzo. Non vedo l'ora. Okay. Vedi, pandemia, avevamo detto. Sì. Esatto. Il ritorno del re. E quindi di questi, il capostipite, il più famoso, il più facile da indicare, che non è lo squalo, è gli uccelli di Hitchcock. Eccolo qua. Eccolo qua. Ma che belli. Che mi permette di dire che i dinosauri, in realtà, i film di dinosauri, nel momento in cui... Cioè, gli uccelli di Hitchcock è un film di dinosauri. Diciamo questa cosa. È un po' un prequel di Jurassic Park, praticamente. Ma tu dici anche da un punto di vista evolutivo, cioè sì, tipo... sì, sì, cioè, gli uccelli sono dinosauri. L'attacco del pollo, sì, sì. Quindi... com'è che si chiamava? Chicken Park. Chicken Park, esatto. No, gli uccelli, cosa c'è da dire sugli uccelli di Hitchcock che non sia già stato detto da milioni di persone meglio di quanto possa fare io? Voi che cosa dite degli uccelli di Hitchcock? No, allora, come dicevamo prima, sono animali che attaccano l'uomo senza un'apparente ragione, nel senso che sono animali, tra l'altro, seguendo un pochino i filoni che noi abbiamo dato, quindi sono animali esistenti e uguali alla realtà, cioè non sono nemmeno minimamente modificati, che attaccano senza una ragione e sono animali che coesistevano da prima nell'ambiente dell'uomo, cioè non siamo noi andati da loro, non sono loro venuti da noi, coesistevamo prima e a un certo punto decidono di attaccarci. Quindi è la categoria più terrorizzante, di fatto, perché è l'unica su cui non ci possiamo fare nulla. Esattamente. Assolutamente. Infatti assolutamente. Viene da un libro che si chiama Il Terrore, nel senso che ci sta. Quindi gli uccelli... Sì, poi insomma, personalmente Gli Uccelli è un film che trovo veramente più inquietante dello squalo, perché appunto lo squalo... è un film che fa leva su la paura del mare, tutto quello, però Gli Uccelli è talmente destabilizzante a livello introspettivo, il fatto che gli uccelli non parlino, siano lì fermi, c'è cioè quella scena finale degli uccelli fermi al parco giochi in silenzio totale, che sembra, non lo so, l'arrivo dei Cavalieri dell'Apocalisse, voglio dire. Io quando ho guardato quel film la prima volta mi sono trovato a chiedermi cosa ho fatto di male nella vita e chiedere perdono di tutti i miei peccati. Allora, volevo citare il commento di Sblorg, che giustamente fa notare che tra gli uccelli esiste il famoso proverbio: attaccate gli umani, voi non sapete perché, ma loro sì. Penso che valga questo proverbio. Niente da dire, vero? Esatto. Qualcosa abbiamo fatto di sicuro e non è importante adesso... Sì, poi con gli uccelli si sono sbizzarriti sulle teorie del perché, si è arrivato a dire perché avevano il pappagallino in gabbia e quindi gli uccelli volevano liberarlo, insomma si è detto di tutto. Quello è un cartone Pixar però, eh? Con gli uccelli felici e selvatici che vedono quello nella gabbietta e dicono no, dobbiamo liberarlo, e mettono insieme la banda e fanno la buffa missione. Gabbiani e corvi che se lo sarebbero ampiamente mangiato il pappagallino con gioia e felicità. Forse era per quello. Loro volevano arrivare al pasto e ce l'avevano con gli umani che gli impedivano di certo. Avere il fiero pasto. Quindi gli uccelli, lo squalo, che squalo. È lo squalo praticamente è un film proverbiale ormai. Eccolo qua. Ma che bello. Sempre bellissimo. Questa scena è spettacolare. San Giorgio che uccide il drago è praticamente questa scena, è uguale. Lui con la lancia in mano. È il concetto del Leviatano, sì sì, proprio del mostro. Ed ovviamente quello su cui poi si è detto di più. Voi, ecco, questa è una cosa che mi interessa. Voi siete d'accordo con chi ce l'ha un po' con lo squalo per quello che ha fatto agli squali? O credete che sia più un discorso tipo Gomorra che poi deve diventare mafioso? Sì. Ale, forse tu ce ne hai di più da dire su... Ma allora, che sicuramente abbia avuto un impatto sull'immaginario comune, è vero. Questo senza dubbio è vero. Detto questo, non me la sento di avercela con lo squalo per aver avuto un impatto sull'immaginario comune, sinceramente. Cioè... No, poi avercela ovviamente non è... Cioè, non sto dicendo che lo squalo sia stato fatto volontariamente. Con no, no, beh, volontariamente sicuramente no. Certo. L'immagine dello squalo. O anche solo che gli fosse venuto in mente che sarebbe dovuto andare così. Perché secondo me poi, cioè... Non... Se stessimo parlando di un film...
di un regista già super famoso e straricco che oggi deve fare uscire un film, sono sicuro che ci sono 200 strati di controllo in più anche su questi concetti rispetto a quello che poteva sparare Spielberg nel 75. Giustamente Davide Schiano sottolinea i bambini che guardano lo squalo e poi diventano squali a loro volta. Prendere il cattivo esempio. Cioè, va sempre così. Io ho visto Jurassic Park è uscito, avevo 10 anni. E poi volevo diventare un dilofosauro, perché poi è bellissimo. Vabbè, si parte dalla versione facile, ho cominciato a sputare inchiostro in faccia alla gente. In faccia alle suore. Sì. Esatto. No, come avercela con Moby Dick, cioè, ho conosciuto gente nel mio lavoro che dice Moby Dick è un libraccio perché condona la caccia alle balene. E stiamo parlando di che cosa vuoi dire a una persona così, vai avanti, dice ok, bravo, vai a giocare, e passi oltre. E lo squalo è sì, chiaro, certo, rappresenta gli squali in maniera negativa e stereotipata, fondamentalmente è da lì che siamo partiti nello studio, però c'è talmente tanto altro in quel film che non credo ci si possa fermare a questo livello interpretativo. Assolutamente. Duboli chiede, forse lo squalo ha mostrato l'orrore di essere mangiati vivi e da lì è partita la grossa paura. Non so se è stato uno dei primi film a mostrare gente mangiata viva, forse è stato comunque quello che ha fatto sentire più vicina alla situazione, in un certo senso. Per cui sì, alla fine sì, facile di sé. Sì, tra l'altro secondo me trasferisce poi molto anche alla paura del mare, oltre che dello squalo in sé, perché comunque il mare è quello che nasconde tutta una serie di insidie che noi non possiamo vedere, di cui lo squalo è semplicemente un po', insomma, l'emanazione più diretta. L'emanazione più diretta. Nel senso che nel mare scendi anche senza squalo, ecco. Cioè, Open Water è un film inquietante anche se levi gli squali. Esattamente, esattamente. Sì. Ci sta. Che ti fa tra l'altro chiedere perché ci sono proporzionalmente così tanti meno film sulle orche, che sono, anzi, cioè, le orche sono... Vabbè, uno, ma non Free Willy, cioè ce n'è uno su uno horror e poi c'è Free Willy. Free Willy, cioè c'è un animale come la orca, però esistono 3 film dove l'orca è buono e a volte il cinema sorprende con queste... trovate controintuitive. Però anche lì, secondo me, un po', se noi chiediamo a un milione di persone, pensano che l'orca sia meno pericolosa perché abbiamo un po' in mente Free Willy. Secondo me quell'aspetto lì un filino c'è. Sarebbe da testare, ecco. Sì, PMZ87 dice perché l'orca è pucciosa. Alla fine... Perché non abbiamo visto abbastanza documentari su quello che le orche fanno alle loro prede prima di mangiarle, ha un nome ingeneroso e... sono degli animali orrendamente crudeli che fanno delle cose cattivissime, soffocano letteralmente i cuccioli di foca, annegano i cuccioli di foca, è una roba che neanche un cattivo di un film. La lobby delle orche più influente di quella degli squali, si può essere a questo punto, sì. Poi nella stessa categoria mi sembra che citavate anche Frogs, che è una scusa per rifar vedere queste bellissime immagini determinanti per comprendere cosa sta succedendo. Questo potrebbe essere lo screenshot più bello che ho mai preso in vita mia. Esatto. E vabbè, sì, Frogs abbiamo fatto un episodio, avete detto tutto quello che c'era da dire abbondantemente, però nel caso in cui ve lo foste perso, riguardatevi sia l'episodio sia il film, perché non fate l'errore di quelli che non guardano Frogs perché è quello con le rane, buffo, poi inquadrano solo le rane e tutti ridono. No, guardate Frogs. Fan Futuris dice che peggio delle orche assassine ci sono le orche emotivamente distanti. Anche le orche mi dispiace perché le orche un giorno Fan Futuris ci racconterai aneddoti dei tuoi rapporti con le orche emotivamente distanti, se vorrai, non ti costringiamo. Io purtroppo non ne ho vissuti in prima persona. Non hai mai chiesto a un'orca che cos'hai e lei ti ha risposto niente? Non mi è capitato. Forse è per quello che non ho un gran rapporto con le orche, perché sono il primo a essere distante e se la prendono. Ma...
No, comunque Sozze 87 ha ragione. Aspetta che lo tiro su io, guarda che bello. Okay. Allora, non esistono, di sicuro non esistono morti per attacchi di orca documentati. Questo sono sicuro al 100%. Che non ci siano in assoluto mai attacchi, non ci giocherei un braccio, però non mi stupirei neanche, cioè... Allora, se non sbaglio, qualche attacco documentato c'è, ma sempre per situazioni dubbie, gente che andava a caccia eschimesi con le canoe, che allora ok. E poi sì, appunto, diceva giustamente, in cattività poi è un altro discorso, però no, le orche non sono, non hanno, storicamente non hanno mai ucciso l'uomo. Okay. Ma è una questione di, secondo te, secondo voi, di, insomma, di diffusione, cioè gli squali sono più temperati e quindi è più probabile che incoccino l'uomo dell'orca? Non chiedo, perché non ne ho idea. No, non credo, penso che sia semplicemente... C'entra più forse semplicemente anche il numero, nel senso ci sono sicuramente più... Partiamo dal fatto che l'orca è una, cioè è un tipo di una specie. Gli squali sono 600 specie diverse, quindi proporzionalmente ci sono veramente più tipi di squali. E quindi gli incontri sono più frequenti, però penso poi pure anche abitudini di caccia. Nel senso che lo squalo... caccia in un determinato tipo di prede, l'orca ha un comportamento più attivo, non lo so, dovrei approfondire, però credo che sia comportamentale la differenza. Sì, è anche possibile che le orche siano semplicemente molto più intelligenti degli squali e abbiano capito molto prima che più se ne stanno alla larga meglio è. Okay. Poi per chiudere la categoria, voi citavate un film importantissimo, Sharknado. Sharknado, certo. Ecco. Che bella immagine anche questa. Questo è un poster che io mi metterei in ufficio, neanche in casa, mi metterei in ufficio dietro la scrivania. Secondo me fa fare le dirette invece della libreria. Esatto. Beh sì, Sharknado fondamentalmente è un film che tutti quanti prendiamo per il culo e siamo contenti di questo. Però è uno di quei film in cui, ecco, è stato abbastanza difficile da codificare. Perché chiaramente ha un messaggio, almeno prova a mandare un messaggio, i squali sono passivi in quel film, non è che sono loro attivamente che vanno a cercare gli esseri umani. Poi il filone si è evoluto e ha messo in mezzo il discorso del cambiamento climatico a livello sempre più forte, però volendo anche il primo si può in qualche modo ricondurre a quel filone, a quella tematica. Come succede in molti film, nel senso che molto spesso ci sono più livelli interpretativi, ovviamente, e la colpa dell'uomo in qualche modo la puoi sempre trovare se vai a cercare. Noi nell'analisi ci siamo fermati a livello più superficiale, nel senso che appunto Sharknado è un film di squali che attaccano le persone, sebbene trasportati passivamente. Però se vai a vedere il film, quello lì che è uscito qualche anno fa, di... quello lì dei coccodrilli nel seminterrato, come si chiamava? Crow. Esatto, anche lì, bene o male, lo stesso discorso. Coccodrillo è portato dall'alluvione, che chiaramente è un riflesso dei cambiamenti climatici, dei mutamenti, però alla fine il coccodrillo che entra in casa tua, quindi l'abbiamo codificato con lo stesso concetto. Però è chiaro che se vai ad approfondire, a guardare in maniera più, trovi un messaggio più complesso dietro anche Sharknado, ecco. Sì, anche perché se fosse solo l'animale viene a casa tua ad attaccarti, non so come dice, stai facendo anche un'operazione disonesta, perché non ce n'è bisogno, cioè bisogna sempre trovare una motivazione, una giustificazione dietro, perché lo sappiamo che gli animali non ci vengono ad attaccare a casa nostra, non più da qualche migliaio d'anni almeno. Esatto. Mentre invece il contrario, cioè noi che sconfiniamo a casa loro, che di solito tra l'altro è la casa dei film più seri, perché c'è sempre l'elemento survival dietro e l'elemento survival automaticamente ti fa fare il film più serio. Questa è la mia... Assolutamente sì. Acutissima, attentissima, approfondita analisi. No, per è cui... una categoria, quella dell'uomo che sconfina, estremamente variegata, perché ci sono 10.000 motivi per cui l'uomo può sconfinare nel territorio. Ci sono i film di, appunto, quelli survival, quindi con il naufrago, penso a... The Grey, esatto. il titolo perfetto. The Grey ce l'abbiamo. Questo doveva essere una gif animata, perché bisogna vedere gli Amniso con le bottiglie rotte pronto alla rissa. Sì, cioè,
lo stesso Open Water, The Reef, Blackwater, Rogue, quindi film di gente che si trova per, senza alcuna colpa in un posto dove non doveva stare, fondamentalmente. E poi ci sono quelli in cui invece l'uomo va intenzionalmente in un ambiente magari non conscio della presenza dell'animale, però questi sono i film di turisti, ovviamente. Quindi Bad Keeper, ce n'è uno abbastanza strano, sudafricano, sui serpenti, uscito nel 2017, Serpent si chiama. E poi ci sono quelli degli uomini che invece vanno cercando l'animale, quindi se non sbaglio Anaconda 3 o 2, in cui loro vanno a cercare le anaconde per estrarre, non mi ricordo quale elemento. Eccolo. Che perfezione. Questa è una scena di dialogo, questa. Questa no, non ho preso la scena spaventosa, questa è la scena... Non è il tinello, è insomma... È fuori al parcheggio, il giardino, però una scena di dialogo, di confronto, di partiva poi un campo contro campo, anaconda donna, esatto, molto bello. In questa categoria poi, volendo, ci facciamo rientrare anche Spiriti nelle tenebre, certo, che è un film un po' più complesso, secondo, personalmente è un film che io adoro, e in realtà potremmo anche vederlo dal punto di vista della prima categoria, quindi uomini che, cioè animali che invadono il territorio umano, perché si parla di una zona abitata da esseri umani, c'è un grandissimo Michael Douglas, un po' in overacting in questa scena, però... Allora, cioè io anche lì faticavo a trovare una scena dove c'erano sia i protagonisti che il leone, ho trovato questo fotomontaggio già pronto, dove hanno preso Michael Douglas in una delle sue espressioni più Michael Douglasiane possibili, faccio rivedere, mamma mia, questa è proprio la Michael Douglas face. Film in cui ci sono insieme Val Kilmer e Michael Douglas, esatto. Insomma, già di per questo merita una visione, voglio dire. Ci mancava solo Nicolas Cage per rendere un film perfetto. Chissà che set poi. Comunque sì. Nicolas Cage che compare nel nostro database almeno una volta, ecco, perché fece il film con Jaguaro. Ah già, è vero. Sì. Beh, quello ha fatto... Cioè, quello recente che si chiama Primal. Sì, esatto, quello lì. Quello lì, che non ho guardato. Ok. Sì, no, anche a me ancora manca. Pig non vale perché Pig... L'animale gli viene rapito, lui va a cercare, sì, il responsabile, non c'entra niente. Però Primal sì, l'abbiamo recensito sui 400 calci. Anche se meglio di Alessandro avremmo pubblicato qualcosa senza il nome di Nicolas Cage dentro. Assolutamente sì, certo. Era necessario. No, cioè, se non trovate quello ci infilavate Stress da vampiro così a caso, pur di mettercelo sì, con una scusa qualsiasi. Ma che in effetti, cioè, è incredibile che manchi Nicolas Cage. Cioè, non ha mai fatto film con gli animali. Primal è cosa di un paio d'anni fa, 2-3 anni sì, fa. 2017, qualcosa sì, 2018, una cosa così, sì. È uno spreco clamoroso adesso che mi ci fate pensare. Cioè, forse ora non ha più l'età per farlo. Bah. Cioè, dovrebbe fare un'altra cosa. Cioè, un Nicolas Cage, oltre l'età. Con Air. Quello anche è vero. Però ultimamente lo vedo un po' meno mobile, tipo un Rampage con Air, tipo poteva diventare una cosa così. Cioè, dai, un Rampage con Dwayne Johnson vale, se non sbaglio, perché sono comunque animali, diventano giganti. Però... sai che non ricordo se l'abbiamo messo Rampage, perché poi appunto c'è il discorso dello scontro tra due, esatto, tra due animali. Non ricordo se l'abbiamo messo, c'è... perché effettivamente non è uno scontro con scontri, l'uomo, no, se non molto parziale. No, mi pare sì, che è una di quelle cose miste. Penso che ci sono gli animali cattivi che distruggono la città e poi Dwayne Johnson fa coppia con l'animale buono. Esatto. Dici, tu prendi, no, quello di destra, io prendo quello di sinistra, fanno la esattamente. Dwayne Johnson fa un po' il Chris Pratt di Jurassic World in Rampage. Sì, cioè, sì. Lui è quello che addestra l'animale e poi alla fine, al momento giusto, questo loro legame è più forte anche. Rampage è un film brutto.
bruttissimo, tra l'altro. Piuttosto brutto, sì. Se non l'avete messo perché è un film bruttissimo, è una motivazione più tanto vale. Abbiamo escluso perché è brutto. L'avete escluso perché è troppo brutto. Inserendo Birdemic. Capito? No, no, è uno dei punti più bassi, credo, del Dwayne Johnson verso. No, non, sta lì lì col grattacielo, più o meno, come scarsa qualità del... Invece, questi li abbiamo fatti tutti, vero? Sì, perché anche The Grey l'abbiamo citato. Sì. E poi c'è la terza categoria, che è quella che ha le cose più buffe, forse. Cioè, gli animali che sfuggono al controllo per un motivo o per l'altro. Per cui, tipo, Lake Placid. Abbiamo Lake Placid dannata. Ecco qua. Che qua è una foto dietro le quinte con il coccodrillo che ripassava la scena prima di girare. Aveva chiesto un caffè che non gli era ancora arrivato, era esatto, arrabbiato. Esatto. Stava cominciando a scoprire i denti. Che meraviglia. No, qua immagino c'è la scena categoria... fenomenale del coccodrillo che mangia la mucca e la porta giù dentro la, mi pare nel primo. Sì, nel primo. Sì. Ritornare al discorso delle mucche mangiate dagli squali. Esatto. Quindi se poi uno squalo mangia il coccodrillo che ha mangiato la mucca, è come una struttura ricorsiva. No, io immagino che la maggior parte dei film in questa categoria siano o roba di genetica, modificazioni genetiche, sì, DNA, o inquinamento di qualche, sì, tipo. O robe che sfuggono proprio, cioè che li prendi per turismo, le erano scelti per tipo contrabbando e poi scappano, però la maggior parte sono appunto laboratori e queste cose qua, esatto. Lake Placid, sì, è uno degli esempi meno laboratoristici, perché c'era la vecchina che allevava i coccodrilli. Cioè, sì. Don't do this at home, no? Cioè, non allevate coccodrilli nella vasca da bagno per tutta una serie di ragioni, ecco. Da medico ve lo dico, non fatelo. No, ma è un messaggio importante, secondo me. Cioè. Sì, no, tendenzialmente si parte dal mito di Frankenstein, insomma, si elabora su quella tematica lì, qualcuno che fa cose che e poi l'animale ovviamente impazzisce. E se vai a vedere gli animali che fanno parte di questo film, a parte appunto Lake Placid, che è un po' un'eccezione, sono sempre animali associati all'uomo, quindi cani, comunque animali domestici, oppure animali tipicamente da laboratorio, quindi scimmie, topi, o anche il ragno, che appunto, ricollegandosi al discorso di prima, qualcuno aveva chiesto l'aracnofobia. Il ragno è un tema un po' a sé, distinto dagli altri insetti. C'è un capitolo bellissimo nell'unico libro, diciamo, sull'argomento, che è questo qua, Animal Horror Cinema, di un team norvegese o danese, in cui appunto approfondiscono la differenza che c'è tra il ragno nel cinema e gli insetti. Il ragno è un animale solitario, a differenza delle formiche e delle api, che appunto sono animali comunitari, e fabbrica la tela, quindi in qualche modo ha questo elemento di industriosità, scusate, che lo ricollega all'uomo che produce, all'uomo che fa. Quindi molto spesso lo vediamo in questo tipo di film, mentre invece gli insetti sono tipicamente animali rappresentati come invasori, specialmente negli anni 50, in cui l'insetto, lo sciame, era un'allegoria palese del comunismo come massa che invade uno spazio vicino a noi, quindi appunto lo scarafaggio che è nelle pareti di casa. In America un tema così andava per la maggiore. Giusto. Ci sta. Allora, della categoria mi sembra importante, per due motivi, citare Jolly Cat, di cui abbiamo direttamente il poster per far vedere il bufalo come si deve. Il motivo numero uno è che è un film bellissimo. Bellissimo. Che ve lo consigliamo. Recensione su 400 calci. Andate a vedere, recuperatelo. Penso sia ancora su Amazon Prime, penso. Motivo numero due, mi dice Michele, che questo è stato poi il film che ti ha ispirato la ricerca. Assolutamente sì, perché siamo lettori dei 400 calci da parecchio tempo. E uscì questo film indiano. Qua scatta e vai, così anche se non ti sei abbonato va bene uguale. E uscì, come dicevamo, nella fine del 2019 la recensione, e quindi fu il motivo per cui io mi feci Prime, perché è un film in cui c'è una mucca che da di matto io dovevo in qualche modo vederlo, e fu anche, diciamo, mi accorsi che nel mio database c'erano un sacco di film mancanti, perché
film indiano, non sarei mai riuscito a recuperarlo, e quindi fu quello che poi mi spronò a cercare di dare una completezza a questo famoso database. Bene, bene. Niente, se abbiamo esaurito le categorie, direi di passare al momento clou. Ovvero, questo giovedì non facciamo il premio Jimmy Bobo, perché non abbiamo parlato di un film particolare, abbiamo citati mille. Non ha senso fare il classico Jimmy Bobo dove cerchiamo un nome nel cast di cui abbiamo parlato e voi votate qual è il nome più buffo. Ma facciamo per voi il premio Jimmy Dodo, ovvero un nome di animale buffo. Allora, tu hai fatto la ricerca, quindi presenta pure tu. Ho fatto la ricerca con un grandissimo aiuto da parte di Michele, tra l'altro, che mi ha mandato una lista di nomi assolutamente papabili. Poi ho chiesto a mio papà, perché visto che i nomi erano papabili, ho pensato di appunto sfruttare questa cosa. E alla fine abbiamo dovuto fare una lunga, accurata e durissima selezione, talmente dura che dalla selezione abbiamo escluso lo stesso Dodo, nonostante sia un animale che comunque ha il nome buffo. Però è anche vero che non è più un animale, quindi forse anche per questo possiamo escluderlo dalla categoria. Ne abbiamo scelti 5. Aspetta che mi devo recuperare il file, eccolo qua, perché sennò me li dimentico. C'hai il sottotitolo. Ti mostro i candidati e ti avviso che sono riuscito addirittura a recuperare una foto per ognuno delle. Ma delle che cosa meravigliosa. Quindi li leggerei in ordine. Perché vale la pena. Allora, innanzitutto il Jimmy Dodo funziona così. Ora vi facciamo vedere la lista dei 5 candidati. Voi sono contrassegnati da un numero. Voi per votare dovete scrivere nei commenti il numero che corrisponde al nome buffo che volete votare. E se siete abbonati a 400 calci su Twitch, il vostro voto vale doppio. E quindi direi di mostrarvi la lista dei nomi che abbiamo scelto. Eccola qua. Ecco i Jimmy Dodo. Abbiamo la passera scopaiola, grande tradizione nella cultura italiana, tra l'altro. Ecco una passera scopaiola. Guardate quanto è scopaiola. Abbiamo poi il Kagu, che non dovrebbe... eccolo qua, guardate che bello. Noterete tra l'altro un fil rouge tra tutti questi nomi che poi ci farete caso. Al terzo posto abbiamo il Cacapo o Cacapò, a seconda di come lo volete pronunciare. La proporrò per il ruolo di Cacapò. Al quarto posto abbiamo il... Oh, cosa hai mai ricordato? Vabbè. Vedi? Stavo sentendo veramente da una vita. Vai. Al quarto posto il Cul Bianco. Guardate che carino, questo magari potreste averlo visto anche voi, perché è un uccellino molto diffuso anche in Italia. E infine al quinto posto lo scattone, che a sorpresa non è più un uccellino, ma è un bellissimo pesce. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Potete cominciare a votare da subito, da adesso. Scrivete 1 per votare passera scopaiola, 2 per votare Kagu, 3 per capo, 4 per Cul Bianco e 5 per lo scattone. Possiamo dirvi, se volete, anche quelli che abbiamo dovuto tristemente escludere da questa lista, che sono il ghiottone, che abbiamo deciso che forse era troppo mainstream, poi adesso non si sa più se lo farà, insomma, ancora Hugh Jackman, se sarà qualcun altro, quindi no. Giusto. Il ghiottone e il Wolverine. Il cagnaccio era bello, il cagnaccio era proprio il nome, il cagnaccio mi pare sia un pesce. Il cagnaccio era bello, però io avevo pronta la foto di Henry Cavill, però non... Sì, il cagnaccio è uno squalo, tra l'altro. Il pagello bastardo, che è quando torni a casa e c'hai tutti i brutti voti e la mamma si arrabbia, già pagello bastardo. E poi, se non sbaglio, ne ho dovuti anche scartare un paio suggeriti da Michele. No? Sì, lui ci suggeriva anche la pettegola, che abbiamo trovato troppo raffinato. Bello, ma effettivamente forse troppo alto per noi. La pulcinella o il pulcinella di mare, che abbiamo escluso perché non ho mai capito se si dice al femminile o al maschile. C'è chi dice uno, c'è chi dice l'altro, e quindi... per non rischiare di offendere nessuno l'abbiamo escluso. Il capovaccaio, che è un bellissimo rapace alpino. E, vabbè, il limulo,
Limulo effettivamente è una parola estremamente buffa. Esatto, è più la parola che senza essere associata all'animale. Mi sento anche ora appunto a, come si dice, a votazione esclusa di considerare il re di quaglie, perché l'animale che si chiama così è un mio collega naturalista, anche lui per anni è stato convinto che il re di quaglie fosse un gioco di carte più che un uccello, però è... Vabbè, allora Fab Futuri suggerisce il cacatua e Giampiero il cuculo. Allora il cuculo ci avevamo pensato, ma ci sembrava forse siamo stati hipster, dai, diciamo. Esatto. Altrimenti avremmo messo il pesce pene, cioè se avessimo voluto vincere facile avremmo messo il pesce pene, la chiudevamo lì. Comunque direi di chiudere le votazioni, ci sono stati abbastanza voti, datemi il tempo di recuperare lo screenshot con i voti. E mentre recupero lo screenshot con i voti io ho una domanda difficile, ovvero com'è che mi sembra a occhio il 90% di questi nomi sono uccelli? Questa è una domanda difficile. Da un punto di vista naturalistico ti direi forse sono quelli che hanno più nomi, nel senso ci sono più uccelli, quindi è statisticamente più probabile che trovi quello col nome più buffo. Sono se vai a vedere i buoni, pesci, sono partiti con quelli. Se vai a vedere i pesci, anche lì trovi dei contester abbastanza validi. La mia ipotesi è legata al fatto che un sacco di uccelli e di pesci non hanno nomi non hanno avuto nomi comuni in italiano fino a relativamente poco tempo fa, nel senso che un sacco di specie di uccelli americani, soprattutto sudamericani, noi li conoscevamo al limite col nome locale, certo, ma nel momento in cui hai 10 specie dello stesso uccellino tutte simili in 10 chilometri quadrati le conosci tutte col nome latino e la chiudi così, non hai bisogno di inventarti il nome comune di tutte 10, per cui essendo uccelli americani, gli americani il nome ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo. Poi a un certo punto si è reso necessario dare dei nomi. Molti nomi buffi sono magari semplicemente calchi dal nome inglese, che era già buffo di suo. Però sì, cioè, i mammiferi, per esempio, hanno quasi tutti nomi che ricordano la radice latina o insomma il nome originario del passato, mentre tutti gli uccelli che abbiamo scoperto dopo il 1492 hanno anche meno storia alle spalle, ecco. Verrebbe da dire che forse c'è anche un discorso che birdwatching è più la pratica più comune tra appunto guardare i mammiferi o guardare i rettili e gli anfibi, nessuno lo fa. Birdwatching, bene o male, sì, quindi c'è stata la necessità di creare nomi comuni, mentre per tutti quanti gli altri gruppi si continua tendenzialmente a usare o un'italianizzazione del nome latino o proprio il nome latino. Sì. O il nome locale in certi casi, tipo del Pakistan, dell'India e cose che dici, vabbè, sono mucche con un altro nome. Certo. Le chiamiamo Tar perché loro le chiamano Tar. Va bene, ho i risultati pronti, quindi posso mostrare finalmente chi ha vinto la prima edizione del premio Jimmy Dodo. Rullo di tamburi. Ha vinto lo scazzone. Grande, a sorpresa! A sorpresa, l'unico pesce ha trionfato. L'outsider! Esatto. Allora, perché è un nome che non gli si vuole bene immediatamente. È un conto nome buffo, bravico. Ma quello lì è un nome che vorresti che fosse tuo amico. Cioè. Sabato sera a casa dello scazzone, sì, dai. Esatto. Fantastico, fantastico, perfetto. Ma niente, direi che... Sì, se non abbiamo... Volete chiudere con delle perle di saggezza, in quanto accadente? Sì, allora torno sulla passera scopaiola... Scazzonato, che... Prossimo film da preparare immediatamente. Quegli scazzoni che volano così dentro. Che volano... Fantastico. Dicevi, avevi una domanda, scusa, ti avevo interrotto. No, avevo una vecchia battuta che girava nel mondo dell'ornitologia per farvi capire quanto è triste quel settore. Il colmo per la passera scopaiola era uscire con un lui grosso e averla piccola. Andate a vedere cosa sono il lui grosso e l'averla piccola. Oh, ok.
Però, io pensavo che le battute dei fisici fossero terribili. Questa, se volete, domani no, ve la... ti assicuro di no. Se volete, questa domani ve la scriviamo, così la... ci ragionate bene. Che bello. Alessandro, tu hai una perla di saggezza? Non, visto... non, noi non facciamo battute, mai. Ah. Allora fammi chiudere a me con una cosa, rispondendo a questa cosa di Giampiero, che dice che il pappagallo Dracula era ideale come mascotte 400 calci. Io rilancio dicendo che la mascotte ideale è il vampiro Teutis Infernalis, cioè la seppia vampiro dall'inferno, che è una seppia, che è un animale molto bello, ma si chiama seppia vampiro dall'inferno, per cui se dovessi scegliermi una mascotte proprio nella vita, un animale guida, sarebbe la seppia. Volendo, guarda, io un cefalopo di appeso al collo, quindi apprezzo, ho un polpo. Ok. Ah, hai un polpo alla gola. Eh? Un polpo alla gola. Altissimo livello. Scusate, mi sto recuperando una foto della seppia vampiro dall'inferno, così chiudiamo, okay, con, chiudiamo, sì, allora, con l'orrore. Io mi sono dimenticato la domanda, la prima domanda che volevo fare in questa diretta, la più importante, perché ho con me il mio spirito guida, l'ippopotamo di peluche. L'ippopotamo lo trovo molto poco rappresentato nel... Zero. Eppure mi si insegna che l'ippopotamo è uno degli animali più violenti in assoluto in circolazione. Animale terribile. Quello... Esatto. Terribile. Quello con l'incazzo più facile, sostanzialmente. Questo mi si racconta. Sì, sì, sì. Quello che, secondo me, è dovuto al fatto che ha un aspetto molto buffo e si sente poco preso sul serio e gli girano le scatole. Questa è la mia tesi. Ha un forte senso di inferiorità verso l'elefante, diciamo. Esatto. Quindi è un po' un ippopotamo intimista. Sì, può essere. Che si guarda dentro, si sente sbagliato. Ah, è vero, però effettivamente non ci sono gli ippopotami assassini. Mentre invece questa è la seppia vampiro infernale. Fantastico. Spero di avere regalato un incubo a chi ci sta seguendo. È un animale bellissimo. Vabbè, e invece come si chiamava quel pipistrello di 3 metri che si trova in... A volpe volante. Anche poi sono... c'è il geco satanico e il tarsio spettro, che pure possono rientrare in questa breve... È vero. Che bello. Ce ne sono. Speriamo, cari lettori... No, lettori. Cari... visori, esatto, di aver spettatori, di avervi dato un sacco di suggerimenti utili per continuare le ricerche su Google questa notte. Cercate animali strani e vi divertirete. Eccovi il tarsio spettro. Che bello, guardate che spettacolo, bello questi, con gli occhi del porca troia proprio. Sì. È la definizione tecnica. Esatto. Non sono occhi un po' caprotti, adesso vediamo. No, ti prego, bisogna mettere la faccia di caprotti sul tarsio. Aspetta un attimo, fammi vedere. Facciamo questo campo e controcampo. Ma è incredibile. Scusate, ce li ho distanti, per cui mi viene lento, però volevo fare il campo. Che dialogo, va bene, basta. È incredibile, cioè, facciamo cinema così, senza neanche volere. Che bello. Va bene, ci salutiamo, no, dobbiamo prima parlare del futuro. Sì, esatto, presento l'appuntamento per giovedì prossimo. Allora, per giovedì prossimo... abbiamo una nuova rubrica, ovvero una vecchia rubrica camuffata da nuova rubrica. Abbiamo Fratelli di Sangue, tranne che in realtà a questo punto è Sorelle di Sangue, e vi parleremo di questi due simpaticissimi film. Ginger Snap e Row, ovvero film di Sorelle di Menare, sostanzialmente. Questo è il tema, Sorelle di Menare. È il gender swap... Che si vuole. Di Fratelli di Sangue, esatto. Quindi, come al solito, lunedì alle 21 per l'appuntamento con le news della settimana, mentre giovedì prossimo Sorelle di Sangue, Ginger Snaps e Row, ripassateli, cercateli, guardateli prima, perché noi spoileriamo senza pietà, ovviamente,
Poi, insomma, più sapete, più vi godete tutti i dettagli di cui parliamo, insomma. È sempre consigliato. Alla fine è una scusa per parlare di film e anche per farveli vedere, per parlare insieme, eccetera. E sarà una puntata molto, molto interessante. E detto questo, niente, ringraziamenti. I ringraziamenti, vai tu. Vado io, vabbè, ringraziamenti a tutti gli spettatori per averci seguito. Ringrazio tantissimo Michele e Alessandro per aver partecipato, per la loro ricerca. Adesso domani daremo il link nel report alla vostra ricerca. E vi auguriamo ovviamente in bocca al lupo per il futuro. Non abbiamo nemmeno detto i vostri piani per il futuro per la ricerca. Avete detto che, insomma, sperate di riuscire ad allargarla in qualche modo e quello è il vostro... Esatto. Ci lavoriamo. Il piano A è allargare la ricerca e il piano B è trasformare in un film con Nicolas Cage. Sembra di arcavento. Esatto. Perfetto. O un film su una ricercatrice che ricerca il film. Abbiamo già in realtà la vostra versione hollywoodiana, che è questa. Questa è la ricercatrice. Guarda, un film con lei e Nicolas Cage. Va bene, cioè, cosa vuoi che ti dica? Va bene. Cioè. Perfetto, perfetto. Adesso poi decidetevi voi chi interpreta Michele, chi interpreta Alessandro. Nicolas Cage, chi stesso. Però direi che il film è fatto. Quindi grazie mille, siamo stati veramente onorati della vostra presenza. Un grazie a Cristiana Leprandi e a Dario Cogliati per la videosigla e per il countdown. Un grazie infinito anche al maestro Ludwig van Verhoeven per la trilogia delle vittime di Valverde, che avete sentito sul countdown, lo sentirete sui titoli di coda. Un grazie a Nano War of Steel per la sigla tradizionale dei 400 calci. E è tutto, ragazzi. Buonanotte. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Sigla.